Inizia Loser Final tra Gnagno e Vosco. E Vosco, sì. Classicone questo, in teoria. Ma meno male. Sì, è mezza figa di solito, chiudiamo, andiamo a cena. Bene, bene. Sono partiti su... Small spill, small bill. Comunque dovreste ringraziare. Bello, tutto sa. Comunque da screen, worst per lui, vuol dire meglio. Giusto Luigi ha le fireball. Sì. Tutto sa, guardalo! Oh, l'unico Luigi che fa epico, porco dio. Ma no, vabbè, che c'ha down through kill, non la fa. Va bene, salta. E lui il libro. Bello, bello. Bella Edgeguard di Bosco. Legge la roll, converte. La panna. Sì, un po' più stronzo del solito. Vabbè, dai, stai andando a fare qui andiamo, è iniziato benissimo e poi boh, si è perso. Ha fatto extra con Luigi e ha iniziato a perdere. Ah, ha perso la stop. Quella lì ha fatto tutto. Vabbè, lui. Va bene, che cazzato, porca puttana, veramente. Bello l'erdogi per tornare al su. Tornato di Dottor Mario, però il Dottor Mario ha super armor da frame 2 solo da terra per qualche motivo. Oh, attenzione, clutch, no, la sbaglia, Rico oggi non ce la fa, queste... l'ha fatta solo contro di me, porco giù, no, contro di me e contro Amir l'ha fatta una volta, no, l'ha fatto anche contro Iggy, ma non... Hai go? Porco dio, c'era, peccato, era una gran bella so questa. Però sì, no, punta la storia che dovrebbe farle molto più spesso. Cioè, per giocare Luigi in bracket dovresti essere molto più consistent con queste che confermo. Ah, sì. Anche se adesso sta... Sì, no, sta giocando bene, però tutte le occasioni in cui può uccidere che non coglie, peccato. Sono per piccolezze, tipo prima la B e dopo la combo aerea, ha mancato di pochi... di poco di distanza. Perché magari che non c'è stato un contatto. Ah, ha cagato pure al vaso. Al smash, no, non ci ha creduto. Lento lì. Lento qui, non penso fosse esattamente true lì col fare, ma era strano. Faccio il smash, porca troia, non ce la faccio adesso. Ce l'ha, no, però non reagisce in tempo. Prova la stock. Sì. Siamo even. Vediamo se Bosco aggressivo, sì. Contro Luigi contro 6-0 non vale proprio la pena in realtà. Prova una un aerial, trova un altro aerial. Ottimale il grab di Luigi. Che vuol dire ottimale? Perché lo vedo? È forte, copre tanta distanza. Tornare, sì, Bosco non scende. Attenzione. Sbaglia di nuovo. Posizionato bene lì di nuovo. Ma converte male. Per tornare, comodo. Nero uno, Bosco, spatto sullo scudo di nuovo. Bello left sulla red roll. Rollano tutti qui. Sapevano entrambi quelli che volevano fare. Non ci ho creduto abbastanza. Attenzione, lì il game è un vantaggio di Bosco, ma manca veramente niente. Se basta una down throw, penso sia stock per Luigi. Bellissimo qui il ciclone. Occhio! Ah, peccato dash attack. Grab era stock lì, potenzialmente. Lentissimo quel ledge tramp. Peccato, brutta la punish, non sta a fare F-smash, finalmente anche brutto, non killava dall'altra parte dello stage. Bello! Edgar, che fiori! Pensavo fosse finita. Pensavo fosse finita, doveva scendere ancora una volta lì.
Voglio scendere ancora una volta. Ehi, sono la stock, attenzione. Ottimo, buono, buono. Vito la choke di Bosco, secondo me, che ha perso un po' il ritmo della partita. E Gnomo ha perso tante occasioni per trovare stock, però sì, Bosco non è riuscito a tenere il ritmo. Sì, quella dai, bravo. Ah boh, è un peccato vedere tutte queste volte che ha una stock, cioè che Gnomo può trovare stock da down throw e non ci crede. Un peccato. Probabilmente non vuole andare su sicuro, non vuole sbagliare. Ah, no, vabbè, che te lo dico io, non gioca un cazzo e quindi dice, vabbè, meglio non provare a far scappelle e via. Mito, tra parentesi, fa bene. Sono tornato in auto. No, adesso sono andato su smontato. No? Dai, Niente, in due di questa loser final, i personaggi sono gli stessi, il stage è diverso, c'è cioè Small Battlefield. Mi piacerebbe vedere un po' più di pulizia da entrambi in realtà, perché c'erano tutte quelle situazioni di scramble in cui erano vicini, e poi si cacavano in mano senza un vero motivo. Un peccato. Abili, Ryuken e Rosco. Vai, crouch. Down tilt va per dash attack invece di grab. Di gran lunga penso di Luigi che fa più dash attack di tutti. Non che sia una mossa scarsa, in realtà. No, ma è forte, vabbè. Però il grab figa è meglio. Andiamo, non lo fa. Dovrebbe guadagnare molto di più da grab di quanto non fa. Non è facile, figa, perché sennò lo farebbero tutti. Però. Bello, attack, bello, bravo, attack, bello il passo lì per andare al sicuro a ledge. Quindi non prova a reagire alla tech chase fa jab. Prova nel mistake, ha detto vabbè, copre tutto. Down throw? F throw. Jab. Oh, magari non fa down throw perché pensa non ci sia conferma, però sono molto sicuro che a 120 una roba da down throw la trovi, perché il suo personaggio è pro Ken. Bello! Bello! Prima stop per Gnagno! Bravissimo il neutral secondo me, no? Ma è una cosa che gli ho sempre lodato. Il neutral sa premere i tasti giusti, fare cosa. Sbaglia, no. Sì, era Southpot. No, con tutta quella rage probabilmente non entrava quello conforme. Non ho visto vicino in alto. Sì, no, era troppo in alto per abire. Lì sarebbe stato bello vedere Nair piuttosto che dopo l'up tilt aspettare l'Erdoge. Landing Nair, confermi la B. È stata una gran mossa. Ha un pelo lì, è un po' troppo lento, troppo lontano. Scende lì da quella fresh sulla piatta di Bosco che andiamo a dire no, non ho voglia di averci a che fare. Oh, finalmente figa! Final fucking mente. Io sono sicuro che poi Enrico mi dirà, ma no, porco Dio, non ho conferma 120 down, però è una cazzata. E intanto Bosco devo scurare. Però. Che rischio, lì ha quasi trovato una conferma da Resin Fair. Non mi molesto lo zero di Luigi, mamma mia. Anti dash, attack prende stage. Harry Heptil che prende sotto, davanti, sopra, tutto prende l'Heptil che fai. Sì, quello è il grande errore di questo matchup che sta facendo Bosco, secondo me. Che non dirò ad alta voce perché sennò il coaching è un po' scorretto. Oh, vabbè. Fa fare una punch proprio bella. Grande errore di Bosco in questo matchup, secondo me, è che usa tante ground blue. Mostra terra possono clankare, vuol dire che puoi clankare con il Terry Luigi, vabbè, che batte tutto. Che cazzo di roba. In neutral contro Luigi bisogna giocare di aerial, per forza, perché sennò gli aerial non possono clankare.
quello è il grande segreto. Quello che fa Luigi è forzare Clank con lo Zair e usare quelle robe come occasione per entrare. Gnomo continua a farla, a guadagnarci un sacco di... posso dire in italiano, un sacco di mileage, un sacco di metri. No, non è si è pigliato una flash da dalla legge. Il fatto che l'ha fatta. 5 notti e mezzo. Sì, quindi mi sono trovato. No. Cambia. Prende Mitra. C'ha... Non ok. Vince Mitra sicuramente, però... Difficile parlare di matchup contro Luigi, perché bisogna... è questione proprio di pulizia da entrambe le parti. Di awareness. Belli si down here. Prima sì, ha giocato la... ha giocato Mitra contro di me. Che sa in realtà. Vecchio, il mio Corrin, te lo ripeto, è poco. Un game di Corrin lo faccio. Conta! Bella morri. Peccato. Ah, molto meglio comunque sta Mitra. Sì, non ho più difficoltà. Sì, anche perché... No, ma non è niente da fare. Vedi, perché no, cioè, Boston sta facendo l'errore di prima. Prima continuava a fare down tilt con Lucina per giocare. Non converte. Aspettato, Lorenzo e Messi qui dietro ha avuto un orgasmo molto strano. Veramente strano. Eh sì, Gnomo non ha convertito. Okay, ha sempre buone idee, si posiziona sempre bene Enrico, però non preme nei momenti giusti, che è un po' un problema di tanti giocatori a questo livello. Ok, no, tutta la situazione. Lì poteva fare a B ad esempio. Lì poteva, era una B gratis e non ci ha creduto. Ok, buona rinforza. Vedi il tentativo lì. Il tentativo con la fireball per contestare la recovery di Bosco. Bella la combo. Vedi? La pair di Mitra ha connesso con lo Zair e non è mandato in clank. Perché gli aerial non clankano con nulla. Piero corri in spettacolo, te lo dico io. Bellina come città Vicenza, niente male. Pec. Che soggetti in questa scena, ragazzi. Tra la stock 3-1 qui per... Difficile che questa la riesca a recuperare. No, guarda che Luigi. Certamente boh, cambio lo score 3-0 per Gnomo. Dai, down tilt up smash. Farebbe ridere, farebbe ridere. Legge il pull up, grande fan del pull up, Bosco. Ah no, niente male sta Mitra, mi piace. Me l'aspettavo meno pronto per giocare contro Luigi, invece super pulito. Bellissimo e poi down air. Mossa super pulita. Va? Pussy S. Pussy. Ma no, Downer lì. Ma si è assassato. Sulla... Oh! Ah, peccato manca lo sweet spot. Back. Si dash, a me spezza quando fa sta roba, mi spezza. uno su 9 bro. 9 te lo dico io. Oh, morto stock bro, copri l'erdo.
Okay. Vivo, è vivo. Rifà. Quella cosa, bambini, si punisce quando, aspettando che Mitra salga e gli fai un aerial come vuoi, non hai hitbox sopra. Bella, bella tua Mitra, niente male. Vediamo un po' però. Veramente non cambierà qui Bosco. Probabilmente rimangono solo stage PC e non solo stage. Comunque set point qui per ogni uomo. Buona avere il vantaggio qui. Per scegliere lo stage, non abbiamo sentito i ban. Immagino Enrico eviterà Battlefield, se no viene circocamperato. Vedrà Battlefield, vedrà gli occhi, che sta pensando molto a fondo, cosa andare, cosa fare. Non posso sapere la storia. Che poi ogni volta ci mette 40 anni, io lo odio. Dai figa. Stiamo giocando ai videogame, poi scegli uno stage, ti prego. Disperato, non sa che fare Enrico. Mi lo so, figo di buona. Enrico sta installando, ti do 15 secondi. Tio Pono. Ma parla, ti parlo normale che aspettiamo 2 minuti. Arrivano e tornano. Dio buono. Che tipi, raga. Luigi. Vediamo com'è. Game 4. Andiamo a Boston Game. Per chiuderla qui e andare Grand Final contro di me. Clone lì, prova a convertire con un bel su gol, Bosco non ce fa. Tante buone idee, Enrico, ma sempre a un pelo dal tempismo giusto. Qui non ha il salto, attenzione. Ah, ce l'aveva. No, rischio lì, perché aveva allungato l'hitbox colpendo la fireball con l'F smash di Mitra. La B tranquillo, va sulla piatta, perché tanto va dove cazzo gli pare con quel drift. Bello, legge lì la roll Bosco, ma non connette il banner. Very dash attack. Una cosa che mi piace tanto di Enrico e Gnomo. C'è tanto di come gioca Gnomo e che gioca l'air to air molto bene, ossia anticipa quando l'altro salterà, quando l'altro deciderà di muoversi in aria e si comporta in conseguenza. L'ha salvato! Basta fatto! L'ha salvato! No, ma perché? Ma perché non ho il cazzo grave? Cioè intendo dire che tipo Enrico riesce a leggere molto bene quando l'altro farà culo e lo anticipa. Con salto air, fa molto molto spesso, fa molto bene. Dove andare? Gli è andato addosso. Ho provato a cucinare, ho lasciato un po' troppo più fuoco. Però non cambia qualcosa. Per esempio qui la punish lui quando lascia tanto. A convertire molto più molto meglio con una stocca. Qui non cambia qualcosa, non ce lo vedo Gnomo a vincere. Siamo pari qui, ma tutto il momento non ce la Bosco, mi sa. Gnomo si vede chiaramente difficoltà a muoversi sullo stage. Perché? Oh la. Mm.
Però è Rising Bear qui bosco. Spara. Attenzione. Sì, sì, ce l'ha, ce l'ha, come no. Okay. Toc. Iniziale, attenzione. Andata di spike. Però la B, lo Shoryuken di bosco, down throw. Ah, peccato, non ho trovato lo sweet spot. Doveva convertire in down throw, down air spike, da A B. Down throw? Ciclone, stop! Cioè, pianta per essere a distanza. È questo che serve, andiamo la punish. Attenzione. Oh, yes! Va bene! Viene così! Bello! Bello! Bello, mi è piaciuto perché quella è una combo che a zero rage non funziona.